4 luglio a Williamsburg, un tempo capitale della Virginia, la prima e più importante colonia britannica. Williamsburg, un museo vivente all'aperto voluto dal reverendo Goodwin con i soldi emessi dal magnate David Rockefeller e sua moglie. Williamsburg attrae ogni anno 3 milioni di turisti. Oh, belli però, pizzicano, eh? It's God saving a person. It's God transforming a dead, sin-loving person into a person that's a new creation in Christ. Migliaia di persone sino dalle prime ore del pomeriggio, nonostante il caldo afoso, si sistemano con sedie, tovaglie e vivande sui prati per lo spettacolo dei fuochi artificiali della sera. La prima capitale della Virginia era la vicina Jamestown, dove nel 1607 sbarcarono i primi coloni inglesi. Ma il clima umido, le paludi infestate da zanzare, la malaria, convinsero gli abitanti che era meglio spostarsi più a nord. Williamsburg è famosa per la sua università, The College of William and Mary, la seconda d'America, e qui venne creato il primo ospedale psichiatrico con 27 celle. Questo museo vivente, animato da comparse, illustra la vita dell'importante colonia britannica nel XVIII secolo. Sono pochi gli edifici originari che si sono salvati, tutti gli altri sono stati ricostruiti sulla base dei disegni dell'epoca. Government issued training muskets, you will treat them with respect. Grab a training musket and quickly reform your ranks. All right, now. This is the military encampment of the 2nd Virginia Regiment, and this is a recruit training camp. We actually have raised a number of companies to fill out the regiment. We still have two other companies yet to fill. Typical company is about 80 privates, and we also have a number of sergeants and officers as well. So we're in the process of signing up recruits, and we're also training them, and we realize there's a training period where they have to learn the manual of arms, the drill exercises, and they have to learn to be able to load and fire a musket competently, hopefully without blowing their head off. And then we also give them some familiarization with Are you shooting the cannon? Smaller pieces of artillery. Well, we have shot it at various times to demonstrate it, but we're not doing it right this minute, sir. Il motto di Colonial Williamsburg è That the future may learn from the past. Ma ci sono state molte controversie sulla creazione di questo museo vivente.
a cominciare dal fatto che Rockefeller si mise a rastrellare terreni segretamente per non fare salire i prezzi. E questo era l'unico modo per accorpare il territorio del museo all'aperto, che comprende oltre 120 ettari. Qui i turisti sono liberi di passeggiare, quelli che pagano un biglietto partecipano alle varie manifestazioni in costume che si tengono ogni giorno. Qui a Williamsburg avvennero i primi contrasti parlamentari contro la tirannia degli inglesi, nei quali si distinsero Richard Henry Lee, Thomas Jefferson, Patrick Henry e George Mason. Decine di migliaia di persone hanno ormai occupato ogni spazio negli ampi prati di Williamsburg in attesa dello spettacolo dei fuochi artificiali.